Quando mi trovo a parlare di reddito passivo, quasi sempre il primo esempio che mi ritrovo a fare è quello dell'affitto di una casa data in affitto, di un appartamento, una locazione, perché è un esempio molto semplice da seguire. Ma ci ho detto, dall'esempio teorico al farlo concretamente, ci sono tutta una serie di elementi molto importanti da prendere in considerazione. Ne parliamo nel video di oggi. Ciao da Roberto, bentornato, nuovo video, parliamo ancora di immobili, parliamo ancora di reddito passivo e parliamo di affitti e locazioni, ne parliamo con l'aiuto del mio amico Massimo Minoletti. Ciao Massimo. Ciao Roberto. Abbiamo già fatto dei bei video insieme, sono sempre molto contento di averti qua per parlare di questo argomento. Allora, concettualmente uno si compra un immobile e lo affitta, può essere un appartamento, può essere un garage, può essere una stanza, mi dicevi, può l'idea essere è ottima. Un capannone, è anche facile concettualmente, più facile da capire che scrivere un ebook, che è già per tanti una cosa più difficile. Ma la domanda, partiamo direttamente al cuore della questione, è: nel 2019 ha un senso, ha ancora un senso con le tasse, le IMU, quindi non ti pagano, i problemi con gli sfratti, affittare qualcosa, locare, ci si guadagna? E se sì, immagino che ci saranno delle avvertenze da fare. Certo. Vai. Allora, c'è tutta una serie di considerazioni da fare. Conviene ancora affittare un immobile? Dipende. Dipende molto dalle zone, dipende molto dall'abilità e dalla ricerca che fai dell'inquilino. Allora, il grosso punto interrogativo è: l'inquilino mi pagherà? Questo è un po' quello che chi ha un immobile da affittare si pone sempre come problema. Diciamo che in molte zone, soprattutto turistiche, nei laghi, nelle città d'arti, al mare, chi aveva appartamenti da affittare per tutto l'anno ha optato per la scelta di affittare per vacanza. Quindi sono poi nati Airbnb, tutta una serie di siti paralleli che danno la possibilità al privato di affittarsi l'immobile. Perché è più semplice, più sicuro. Più sicuro, perché uno dice: se non mi quando arriva paga, quindi ha già pagato. Quando va via in una settimana non mi ha demolito l'immobile e quindi opto per questa soluzione. Chiaramente ha degli aspetti da tenere in considerazione, che sono comunque la gestione dell'immobile, quindi quando l'inquilino arriva lo devi aspettare, quando va via lo devi lavorare di più, è come fare il trading di breve termine piuttosto che l'investing, più controllo ma ti tocca lavorare di più. Quindi nel periodo dove potresti andare in vacanza arriva l'inquilino in vacanza e quindi magari quell'anno salti le tue vacanze o le devi programmare in un periodo diverso o devi pagare qualcuno che lo fa per te, quindi hai dei costi, dei costi che si abbassano. Dopodiché la tassazione comunque ha cercato di andare incontro a quelli che sono i proprietari degli immobili, sia per gli affitti vacanza, sia per gli affitti per tutto l'anno, chiamiamoli così, lo Stato ti ha la possibilità di scegliere un regime fiscale della cedolare secca, cioè non va a fare cumulo sugli altri redditi, ma hai la possibilità di scegliere la possibilità di pagare il 21% di imposte, e questo diciamo che è ottimo. Interessante. E quindi questo, da un punto di vista prettamente fiscale, agevola molto quelli che sono i proprietari di casa. E d'altro canto, però, mi spiace dirlo, ma lo Stato ti tutela poco se l'inquilino non ti paga l'affitto. Io ho avuto un'esperienza diretta di un mio appartamento dove l'inquilino per 18 mesi non mi ha pagato l'affitto. Abbiamo cercato in tutti i modi, bonariamente, di recuperare quello che dovevamo recuperare, di farlo andare via. Gli ho anche proposto una buona uscita, ma questo proprio niente. Cioè tu lo pagavi per andarsene? Sì, perché fortunatamente ho trovato un avvocato che mi ha dato un consiglio contro il suo interesse e mi ha detto: proviamo a dargli una buona uscita, ma aveva più in fretta che avere un decreto di sfratto esecutivo. E è andato via di sua spontanea volontà, però mi ha devastato l'appartamento. Così. E quando mi ha devastato l'appartamento, sono entrato, era inguardabile, ho detto subito: lo metto in vendita, basta, non voglio più sapere di affitti. Certo. Questo è quello che succede al 90% delle persone. È una storia che ho sentito un miliardo di volte. Tra l'altro non so per quale motivo psicologico uno che già
dovrebbe sentirsi in colpa perché non paga, in più devasta. È quasi sempre quasi sempre così. Non ho la più pallida idea perché succeda, ma purtroppo quasi sempre così. Io ho avuto l'esperienza in Florida, perché ho fatto gli investimenti anche in Florida, dove dopo 40 giorni che l'inquilino non ti pagava l'affitto, arrivava lo sceriffo e ti buttava fuori. Beh, sì, certo. E non gli interessava se c'erano situazioni di difficoltà, se c'erano animali minori. Che infatti è quello che dico sempre a chi segue i video anche nei corsi di intelligenza finanziaria: quando leggete i libri di Kiyosaki, che parla degli investimenti, gli affitti, eccetera, parla di una realtà americana, esatto, che è diversa, esatto, da noi, sia nel rapporto tra il costo dell'immobile e l'affitto, certo, quindi il ROI è molto più alto. E poi soprattutto lo sfratto ha proprio regole del gioco completamente, sì, diverse, esatto, molto più a vantaggio del proprietario. Sì, sì, 40 giorni se ritorni, sì, a proprietario del tuo immobile. Sì, sì, sì. Ok. Proprio... Tornando a noi, quindi quanto può rendere un appartamento affittato all'anno rispetto al valore immobiliare, dal denaro bloccato lì? Rispetto al valore immobiliare, lordo parliamo, potrebbe rendere tra il 4 e il 6%. Che è già buono, io avrei detto il 3. Sì. Dipende, sì, molto dalle zone, okay, se c'è molta richiesta, però mediamente io ho dei riferimenti molto sulla mia zona dove opero, 4-6% si riesce a realizzare in lordo. Ok, lordo. Perché siete anche per zona di vacanza, sì, sul lago e così. Sì, okay, c'è poca offerta, tanta domanda. Ok, ma quello mediamente che ha... forse a livello nazionale 3-5%. La persona che ha l'appartamento a Milano, Torino, Reggio Emilia, Piacenza, Bari, gli conviene oppure dice è abbastanza a rischio? Forse ci sono metodi diversi? Ma guarda, diversi per... ci sono metodi diversi anche di tutela, quindi anche fare delle visure sul candidato inquilino. Oggi c'è la possibilità di accedere alle banche dati, quindi vedi un attimo se questo è un buon pagatore o un cattivo pagatore. È vero che se anche uno è un buon pagatore ma poi non ti vuole pagare, però già la possibilità di accedere a delle notizie comunque informali è già una cosa in più. Una soluzione che ho portato avanti io è quella di dividere l'appartamento in stanze. Cioè avevo un appartamento, questo appartamento che non dove ho avuto dei problemi con l'inquilino che non mi pagava, a un certo punto invece di venderlo ho deciso di dividerlo in stanze e oggi ho realizzato 4 camere singole con il bagno in comune e la cucina in comune. Diciamo la classica casa da studente, perfetto, per capirci. È una soluzione che potrebbe essere ideale per studente o per lavoratori. Nel mio caso non è una zona studentesca, ma una zona di lavoratori stagionali o frontalieri, perché abitiamo al confine con la Svizzera, e c'ho l'occupazione, ti direi, 99% all'anno, perché sono sempre occupata, e ho risolto il problema dei che era quello più annoso dei cattivi. Perché se uno non paga è un quarto quando sì, ci sono 4 in più stanze. Ha un contratto che dura comunque 2-3-6 mesi al massimo, che poi può rinnovare, immagino, che poi rinnovi, ma se non ti paga il contratto è finito, hai perso quel, sai cosa hai perso, mentre invece il contratto tradizionale di 4 anni più 4 anni, se uno non ti paga effettivamente diventa, è già differente, sì, sei molto vincolato. Ok, questa è una soluzione che va molto nelle zone, nelle città d'arte ad esempio. Stanno nascendo tantissime di queste camere, fondamentalmente per studenti anche. Certo. Sono molto ricercate. Sì, 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 sì. E invece locazioni di, che ne so, garage piuttosto che locali commerciali, che ne so, negozi, uffici? Dipende molto anche lì dalla location. La location lì è fondamentale soprattutto per i negozi, perché se è una zona di forte passaggio chiaramente c'è molta richiesta, quindi i prezzi salgono e la resa potrebbe essere maggiore. Ok, sì. Quindi come sempre quando si parla di immobili la posizione è tutto. Fondamentale. Alla fine. Perché fondamentale. Gli puoi fare tante cose a un immobile ma non spostarlo, come si suol dire. Bene. Soprattutto sulle commerciali, se la gente poi non passa alla fine puoi chiedere anche 100 euro al mese. Non lo vuole nessuno. Non lo vuole nessuno. Esatto. Certo. Bene, grazie Massimo. Grazie a te Roberto. Abbiamo parlato di locazioni, di affitti, reddito passivo in che misura? Dai, abbastanza alta insomma. Sì, sì, sì. Sì, alla fine della storia il lavoro è più trovare l'inquilino, trovare l'inquilino vedere l'inizio, eccetera. Sì. La chiave è assolutamente questa qua. Se ti è piaciuto il video, continua a seguirci, metti mi piace, commentalo e vienici a trovare anche in community, educazione finanziaria efficace. Faremo presto anche con Massimo una diretta in cui andremo a discutere di questi argomenti in maniera un po' più ampia, degli investimenti immobiliari. Per accedere robertopescia.com/community, che tu investi in immobili e in altre cose, cura e rispetta il tuo denaro. Noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie Massimo. Grazie Roberto. E buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao.